rosso mi piace a me. Che cos'è? E me lo bevo fra me e me. Chi me è? Lo compro tutto per me e non le do a nessuna. E lei cosa ci fa qui? Vino rosso, che mi pare sincero. Lei non può star vino qui. Vino rosso, me lo bevo questa sera senza me vedere. E canta così, proprio con questa voce. Sei un mirto. Sei un mirto per me. Questa canzone però è carina, l'ha scritta lei. No, di Zedde Pires questa. Non ho mai sentito questi. Vabbè, ma lei cosa ci fa? Dobbiamo qui? Salvare tutta la gente che beve alcol. E vabbè, vuol fare un appello. Vogliamo fare l'appello? Salviamo la gente, facciamo una trasmissione intitolata Un litro per l'estate. Un disco. Ma quale disco? Noi è per contro gli alcol, per salvare la gente che non beve, di non bevere più alcol. Non capisco, dove oh. Vuole, cioè lei vorrebbe fare qualcosa pro. Pro issus. Ho capito. Pro gustus. Certo. Cioè salvarli di non bevere più, perché l'alcol non ti dà niente, ti rovina le cellule, cioè tu sei, si esce di casa senza cellule, si ritorna senza cellule. Ma lei si è arrivato a questa conclusione, è un saggio. Lo sa che io non ho più una cellula. Come non ha più cellule? C'ho solo il cellulare come cellula, non c'ho altra roba. Sono cellulato. E lei che cos'è qui allora? Una. O facciamo una trasmissione intitolata 30 ore per la vigna. Ma che cosa? Vuol fare il Teleton? Teletonto. Non lo so, salvare la gente dalla. Perché i dottori non se ne intendono più. Non capiscono niente, che l'uomo per l'alcol ci vuole medicina. E appunto, io le volevo proprio ben dire di seguire i consigli del suo medico, perché oh, la momenti, vedo. A momenti che devo dietro, se non mi afferro in tempo. Lei sembra alcolizzato, per cui i consigli del suo medico sono senz'altro salutari. No, no, il consiglio del medico erano salutare, salutava e se ne andava. Ma che cosa, le avrà dato dei buoni consigli, via. Ma quale buoni consigli? Quando uno ti dice il vino è lontano dai passi, lei... cos'è un consiglio? Certo. Ho messo la damigiana in cortile, la pompa in cucina, troppo lontano. Lei cerca di eludere i consigli del medico. Non è vero, non è vero. No. Non è vero, no. Sta cercando il consenso popolare. I cartelli, non è vero. Cioè lei vuol fare una protesta. Faccio vedere io. Sì, e cosa scriverebbe nei cartelli? In un cartello scriverei così. Ma non fa rumore. Oppure scriverei. Che cosa? In un cartello scritto così. Ma come si fa, Dio mio, a esprimere questi. Sono parole sarde. Ma no, sono degli idiomi. Idiota è lei. Oppure scriverei, che ne so. Ficchidinci. Che sembra russo. Volendo, oppure insomma. In giapponese mataka. Ma cioè, lei mi stupisce. E lei mi stupa. La vita, porca miseria. Io peccato che se l'alcol mi ha rovinato. Ma è quello che volevo dire, lei si sta rovinando. No, io sono già rovinato. Come? Sì, sì. Ho un cugino che si chiama Gavino, quindi bevi anche lui col Gavino. E lei come si chiama? Eh? Lei come si chiama? Tore Mitraglia. Tore Mitraglia. Per gli amici. Per i. Non so. Mitragliatore, per i nemici. Tra ta 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 ta. Ho capito. Senta, ma lei. Un altro medico mi ha detto: non tiri sul gomito. E io mi sono allenato un giorno a bere così. E lei cerca sempre di eludere il medico. Perché non ti ha guarito alla fine? Perché i primi giorni cerchi di. Però dopo due giorni ce la fai. Va. Allora sei giù, qua. Ma lo sa che le fa male l'alcol? Oltretutto le ha... Che succede? Vede? No, è una zanzara che è morta però. Oltretutto l'alcol le assopisce l'erotismo. Ma noi, a me non serve l'erotismo. Come non le serve? È già rotto. È rotto tutto, non serve a niente. È romano lì. Perché non le serve a niente? Lo sa che i romani quando sono venuti qua in Sardegna... Sì. Erano arrivati da Cagliari, i romani, i primi romani, Giulio Cesare, erano in due, Giulio e Cesare. Ma no, era un binomio. E allora erano in due. Sono arrivati nella zona di Sardegna, hanno visto questa discesa, uno ha detto Mogoro.
Ma non mi vorrà dire che sono i fondatori del noto paese? Sì, Mogoro. Mogoro. Si sono messi a correre e l'hanno chiamato Mogoro. Mogoro. Cioè, rientrava anche nella loro parlata. Poi c'era una discesina e ho detto Mogorella. Dice, no, è una cazzata questa, madre. E disse Mogoro, dice corri lì, sì lì, e hanno fatto anche sì lì, dato che c'erano. Vabbè. Ma lei conosce l'origine di tutti i paesi sardi? Certo, stavano andando più avanti, ha detto io, dice voglio bere acqua, voglio bere il latte, e gli ha detto a Paolo il latte no, più avanti. Questa è una cazzata romana. Vabbè. Cancellate, quello che non va bene cancellate tutto. E a me invece mi ha fregato il vino, purtroppo. Eh sì, la vedo che lei veramente è ridotto male. Mi sembra uno straccio, guardi. Ogni tanto mi usano per lavare in terra, poi torno a casa. Senta, ma perché non fa qualcosa? Lì, oltretutto la vedo, si sta deprimendo, lì ha l'occhio spento. È vero, c'ho la pila scarica di questo. Non faccia dello spirito, lei è veramente mal ridotto. La vedo che proprio non ha più spirito. Davvero? Sì. Mi ha detto, venga, lo facciamo concorrere. Dice, venga, come concorrente? Ci sono batterie, come faccio a concorrere? Ma cosa sta dicendo? Via. Davvero. Ma dove l'ha messo lo spirito? Non lo so, non lo, guardi, se me lo dice a me, io non c'ero neanche. Che fa? Sono completamente esaurito. E la vedo che lei è depressa, esaurito, è terribile. Ma via, si tiri su. Il dottore ha detto, l'alcol è un veleno che uccide lentamente. E lei... Non ho fretta. Senta, comunque se lei è depresso si rifugi negli affetti. Ma non ci sono affetti, sono solo. L'unica ma cosa... che avrà dei genitori, una, dei figli. Non ho niente. Una donna. Non ho neanche una donna, sono vergine. Come? L'avrà avuta almeno una donna? No, non l'avrà avuta. Si sta signor Mitraglia. Cosa sta dicendo? Quando piango non si capisce niente. E questo mi deprime ancora di più, perché vorrei dire tante cose ma non si capisce. Ma si esprima! Non si capisce niente. Non pianga così, via. Non so piangere diversamente, sono andato a scuola di pianto, niente. Ma cos'è, lei ha avuto un trauma da piccolino? No, ho avuto una macchinetta di plastica, tram non me lo volevano, me l'hanno comprata. Forse la trattavano male in famiglia. Mio babbo mi investiva con la motocicletta quando mi doveva picchiare. Non aveva voglia di picchiarmi. Ma sta scherzando? Gli avrà fatto totò. No, no, mi faceva rascere, che era più facile. Questa è una cazzata bella, dai. Ci siete anche voi. Siamo rovinati. Questo qui non ne capisce più niente. Signor Mitraglia, lei mi sorprende ogni tanto. Lo so. Ogni tanto se ne tira fuori una. Perché ne ho una sola, se no la tiravo fuori due. Però mandiamo al subgruppo di Anante. Tirai fuori il polipo. Stiamo finendo in un piccolo cieco. È vero, meno male. E allora cosa? Cioè io voglio morire, la vita non mi interessa più, non ho nessuno. Ma veramente lei non ha mai avuto una donna? Non ne ho mai avuto, non ma sono mai. No, no, mai salito in letto con una donna. Ma fossi, ma venga qui sotto le luci, si faccia vedere, ma scusi. Ma via, di profilo, non venga. Mi sbatta troppo, sennò mi ubriaca di più. Si metta di profilo. Oh, tutto sommato, lei non è male, via, insomma. Vero. Via, mi piace. Che cosa? Cioè, mi stai detto che non sono male, sono bonazzo. Non so, ma insomma, guarda, se io fossi una donna, giusto per consolarlo, forse potrei anche farci un pensierino. Spegniamo le luci, tanto è biondo. Cosa c'entra? Così, non si sa, al mare, sa, martedì, io e lei, soli nella notte, il vento soffiava, vento 21 e 22. Ma romanticheria a parte, io dicevo così, era una supposizione. Ah, una supposta. Un'ipotesi. Un'ipotesi, vabbè. Diverso. Comunque lei non ha mai avuto una donna. Non ho mai avuto, io non ho mai avuto questa soddisfazione. Mai. Ah, soddisfazione. Io la voglio aiutare. E a fare che cosa? Le faccio conoscere una donna. Sua sorella. Ma che è? Un'amica di sua sorella. Ma no, non c'è bisogno, la prima che passa. E chi è? Adesso vediamo. Noi aspettiamo, sa come possiamo fare? Non lo so. Mi guardi, lei deve vedere in me un amico. Perché io l'aiuto. Un amico lì. Noi ci intendiamo, vero?